è il personaggio innanzitutto che apre quest'opera, quindi fa subito la sua comparsa con rincorso dal male, dal drago. Ed è il personaggio che si vede subito che è stato eletto come figura ideale da Mozart per i suoi requisiti nobili, di principe. Questi requisiti che serviranno e saranno indispensabili per poter affrontare e superare quelle che saranno poi le difficoltà e le prove della vita, che nello specifico di quest'opera sono le prove iniziatiche della massoneria. I due compagni di viaggio, Tamino e Papageno, sono esattamente l'opposto l'uno con l'altro, perché uno è principe e nobile, mentre l'altro è un personaggio bestiale, perché è proprio simile alla bestia. A Tamino viene consegnato il ritratto di Pamina, dal quale poi Tamino si innamora immediatamente e capisce che è la donna della sua vita, e non solo che è la donna della sua vita, ma che probabilmente è il suo primo istinto sentimentale, e quindi riesce a capire, forse per la prima volta, visto che è un giovane ventenne, che cos'è il batticuore, che cos'è la sensazione d'amore. Per avere una conoscenza, diciamo, del bene, bisogna aver sbagliato, riconoscere il proprio errore e, dopo aver riconosciuto il proprio errore, indirizzarsi verso la giusta strada, verso, diciamo, quella strada della conoscenza di cui non possiamo vedere la fine. Il ciclo iniziatico si può paragonare benissimo a un percorso di vita di tutti noi, per cui si passa dall'ingenuità alla sofferenza dell'adolescenza nel capire quali sono i diritti, i doveri che a volte non coincidono, e che quindi bisogna passare tramite l'errore e la sofferenza per poter maturare e cercare di capire che cos'è veramente il significato di questa vita, o nello specifico dell'opera, che cos'è il risultato finale dell'iniziazione massonica.
La cosa interessante è che viene fuori per la prima volta nell'epoca di Mozart è l'iniziazione di una donna, cosa che era assolutamente proibito e vietato fino a quel momento, perché la massoneria era assolutamente unicamente maschile. Quindi è sicuramente un azzardo il fatto che Mozart faccia proseguire un tragitto iniziatico a Tamino e a Pamina parallelamente. Tamino non conquisterà soltanto la mano e l'amore di Pamina, che ama e che lo ricambia, ma si trasformerà anche, e questo ha a che fare con la trascendenza, con la maturità degli uomini, si trasformerà in una guida della pace, della comprensione e della saggezza.